tutti commettiamo errori, che siano in ambito lavorativo o personale. Alcune volte possono costarci un rimpianto, magari l'orgoglio o qualche soldo, ma altre volte possono causare devastazione su scala molto più grande e la perdita di enormi quantità di denaro. Ed oggi scopriremo assieme gli errori umani più costosi di sempre. Quando un grosso edificio crolla improvvisamente, gli ingegneri cominciano a tremare. Cosa è andato storto? Un errore di calcolo nella progettazione? Questo episodio si è verificato nel mezzo delle strade di Shanghai. La struttura, fortunatamente, non era ancora abitata e nessuno ha perso la vita. Però in questo caso gli ingegneri possono tirare un sospiro di sollievo. Infatti, in seguito ad un'indagine, è saltato fuori che i costruttori avevano fatto grandi tagli ai costi dei materiali da costruzione, cosa che ha avuto un forte impatto sull'integrità strutturale del condominio. Basta infatti anche guardare questa foto. Con le colonne di calcestruzzo che costituiscono le fondamenta dell'edificio, si vede che sono vuote all'interno. In più, lo scavo di un parcheggio sotterraneo ha rimosso enormi quantità di terra dalla base della struttura, che ha contribuito così a far cedere la costruzione sotto il suo stesso peso. In totale, la distruzione di questo edificio completamente nuovo è costato la perdita di oltre 10 milioni di euro alla società, per risparmiarne poche migliaia durante la costruzione. Immagina di svegliarti un mattino e scoprire che Apple vale un trilione di dollari sul mercato e ricordarti di aver venduto il tuo 10% della società per appena 800 dollari. Beh, questa è la triste storia di Ronald Wayne. Si tratta del terzo cofondatore della società e meno noto. Siccome all'epoca Steve Jobs e Steve Wozniak avevano poco più di 20 anni, Ronald si unì al progetto gestendo la supervisione del comparto ingegneristico e contabile. In cambio gli viene dato il 10% della società, e fu sempre lui a disegnare anche il primo logo della società Apple, poi sostituito. In ogni caso Ronald era molto preoccupato ed aveva paura che un giorno i debiti della società sarebbero ricaduti su di lui, poiché Steve Jobs aveva già richiesto un prestito di 15.000 dollari per iniziare la produzione, e Steve era conosciuto per essere al verde e per niente un buon pagatore. Infatti, mentre Jobs e Wozniak erano appena due ragazzi al verde, Ronald aveva una famiglia, una casa e vari beni di proprietà. Quindi non voleva che un giorno la banca potesse bussare alla sua porta. Così, dopo solo 12 giorni, decise di rescindere il contratto, vendendo la sua percentuale a Wozniak e Jobs per appena 800 dollari. Oggi, se avesse mantenuto la sua quota, quel 10% varrebbe oltre 200 miliardi di dollari. Azz! Il giorno in cui il Millennium Bridge venne inaugurato nel distretto finanziario di Londra, le persone si riversarono a fiumi sul ponte per attraversare velocemente la zona sud di Londra verso le banche del distretto finanziario, in appena 320 metri, senza doversi preoccupare del traffico o fare lunghi giri a bordo di mezzi pubblici. Però, quando venne aperto, accadde qualcosa che nessuno si aspettava. Iniziò ad oscillare. All'inizio in maniera lieve, ma poco a poco le persone si accalcavano sul ponte, le vibrazioni diventavano sempre più forti. Così, in meno di un giorno, il ponte, che era costato oltre 30 milioni di euro, venne chiuso. Si scoprì che gli ingegneri avevano tenuto conto di tutti gli elementi naturali, come l'attrito con il vento, il peso della struttura, ma avevano dimenticato quello più importante: le persone che ci camminavano sopra e come questo movimento si sarebbe poi trasmesso alla struttura. Così questo errore nel non aver considerato le persone in un'opera destinata alle persone è costato altri 10 milioni di euro. Infatti sono stati poi installati 91 ammortizzatori per assorbire le oscillazioni verticali e laterali create dai pedoni che attraversavano il ponte. Non tutti sanno che una volta l'Alaska era un territorio russo. Era una terra praticamente sconosciuta fino a quando l'esploratore russo Vitus Bering la rivendicò per gli zar di Russia nel 1741. Il territorio però era molto lontano e non erano presenti insediamenti russi fino al 1784. Inoltre non era autosufficiente, doveva infatti acquistare tutti i rifornimenti dai vicini territori francesi del Canada e inglesi degli Stati Uniti. Così i coloni russi, preoccupati che gli statunitensi avrebbero magari invaso l'Alaska, come avevano già fatto con tanti altri territori del continente, e dopo aver comunque accumulato molti debiti in seguito alla guerra di Crimea, gli zar decisero di svendere l'Alaska agli Stati Uniti al prezzo di appena 7,2 milioni di dollari in oro. Così, il 18 ottobre del 1867, le bandiere russe vennero rimosse e issate quelle americane. Ma quel territorio, che per i russi non valeva niente, anzi era più che altro un peso, oggi è uno degli stati più ricchi del paese, con un PIL di oltre 50 miliardi di dollari ogni anno, con risorse naturali come petrolio, gas naturale, oro, legna e pesce.
Immagina per un attimo di essere conosciuto come la persona che ha perso più soldi nella storia di Wall Street in una sola volta. E Howie Hubler ha ottenuto questo sfortunato titolo. Alla fine del 2004 sentiva che qualcosa non andava nel business dei mutui del mercato immobiliare. Oggi sappiamo che aveva ragione, ma la sua previsione era stata un po' troppo frettolosa, più o meno 5 anni in anticipo. In ogni caso, si rese conto dell'enorme pericolo derivato dal mercato dei subprime, dei mutui ad alto rischio. Così iniziò a scommettere sul ribasso verso quei prodotti rischiosi dal rating basso. Questa vendita di prestiti su prodotti considerati da tutti quasi sicuri costò al Global Proprietary Credit Group qualcosa come 8 miliardi di dollari, la più grande perdita di capitale in un singolo trade fino ad allora. Anche la BP Oil ha dovuto sborsare miliardi di euro per correggere i propri errori. Nel 2010 la loro piattaforma estrattiva a largo delle acque del Golfo del Messico esplose, provocando la più grande fuoriuscita di petrolio nella storia della perforazione petrolifera marina e la scomparsa di 11 operai che lavoravano sulla piattaforma. L'impianto di perforazione aveva tutta una serie di problemi, come improvvisi rilasci di sacche di gas durante la trivellazione. E per questo motivo il tubo che scendeva nel pozzo venne divelto dalla sua posizione, causando la fuoriuscita di tonnellate di materiale inquinante ed incendiario. Dopo anni la società sta ancora pagando il prezzo dei danni causati. Nel 2018 tale prezzo ammontava a circa 65 miliardi di dollari, all'incirca 7 volte superiori ai costi previsti all'inizio della tragedia. La causa di questi costi sono dovuti al rimborso delle enormi spese per la pulizia del mare e delle coste di vari paesi, nonché le innumerevoli cause legali a cui la società è andata incontro. E siccome ci vorrà ancora molto tempo perché tutto si sistemi, la spesa è destinata a salire ulteriormente. Il prossimo probabilmente è uno degli errori più costosi dell'intera storia, sia in ambito di denaro che di vite umane. Sto parlando del disastro dello Space Shuttle Challenger, avvenuto il 28 gennaio del 1986, dopo appena 73 secondi dal lancio. La navicella esplode nel cielo, senza lasciar scampo a nessuno dei 7 membri dell'equipaggio a bordo. Il Challenger cadde a pezzi nelle acque dell'Oceano Atlantico, a largo delle coste di Cape Canaveral, in Florida. La causa dell'incidente fu un guasto ad una guarnizione, nel segmento inferiore del razzo a propellente solido. La rottura della guarnizione provocò una fuoriuscita di fiamme che causò un cedimento strutturale del serbatoio esterno contenente idrogeno e ossigeno liquidi. Alcune parti dello shuttle, come lo scomparto dell'equipaggio e molti altri frammenti, furono recuperati dal fondo dell'oceano. Un altro grandissimo errore, costato tantissimi soldi, è certamente l'incendio di Cerro Grande in Nuovo Messico nel maggio del 2020. Iniziò come un incendio controllato, ma forti venti e condizioni di siccità estreme lo videro trasformarsi in uno dei più grandi incendi boschivi. Oltre 400 famiglie hanno perso la loro casa, con 175 km quadrati di territorio boscoso completamente carbonizzato. Fortunatamente non ci sono state vittime per questo grosso incendio, ma i dirigenti della contabilità del Tesoro degli Stati Uniti ritengono che i danni totali superano il miliardo di dollari. L'incendio controllato, da cui tutto è partito, faceva parte della procedura annuale per limitare il rischio di incendi nel Parco Nazionale del Cerro Grande, ricoperto di foresta di coniferi con pini, abeti e sequoia. Tuttavia i ranger non hanno tenuto conto dei venti che hanno fatto sfuggire velocemente il controllo dell'incendio, che si è poi ingigantito sempre più. Ed ora un disastro italiano. Di sicuro tutti ricordate il Costa Concordia, la nave da crociera che nel 2012, navigando vicino l'isola del Giglio con a bordo 4.000 passeggeri, toccò alcune rocce sul fondale, così che tutti i passeggeri ed i 500 membri dell'equipaggio dovettero abbandonare velocemente la nave da mezzo miliardo di euro. Ma il prezzo pagato dall'assicurazione ha comunque superato il miliardo di euro, costi dovuti soprattutto alle manovre che sono state necessarie per risollevare la nave e rimuoverla dalla zona in cui si era arenata. In più, dato che 32 persone hanno perso la vita in questo disastro, ci sono stati ulteriori costi da risarcire in vite umane e danni ambientali. La responsabilità è ricaduta su 4 membri dell'equipaggio che sono stati arrestati, con il comandante Schettino che al momento sta scontando 16 anni di reclusione nel carcere di Rebibbia. Non è di certo un buon giorno per le tue finanze se distruggi un aereo dal valore del miliardo e 200 milioni di dollari. La vicenda si è verificata nella base di Guam nel 2008, quando il bombardiere stealth BS-2 Spirit of Kansas si è schiantato sulla pista di decollo. Si tratta della prima volta che si ha una perdita aerea di questo tipo di velivolo. Fortunatamente entrambi i membri dell'equipaggio sono stati in grado di espellere il loro sedile e uscirne sani e salvi. Purtroppo però il bombardiere è andato completamente distrutto, diventando l'incidente aereo più costoso della storia.
Dopo alcune indagini, si è riscontrato che la causa dell'incidente è dovuta ad una forte pioggia che aveva permesso all'acqua di entrare in alcuni sensori dell'aereo che servono per calcolare velocità ed altitudine, e a causa di questi dati calcolati in maniera imprecisa, l'angolo di atterraggio e la velocità del bombardiere erano sbagliati ed una delle ali ha così toccato il suolo, portando alla distruzione completa dell'aereo. E questi erano alcuni degli errori più costosi della storia. Fammi sapere quale ti è sembrato più grave e dispendioso, ma soprattutto non dimenticare di lasciare mi piace al video. Noi invece ci rivediamo venerdì con il video horror. Ciao!